Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti. Siamo online e l'incontro di oggi, come potete vedere anche dalla slide qui accanto a me, è dedicato ai disturbi del linguaggio in età evolutiva. Questo incontro si inserisce nel ciclo di webinar e lezioni che come Ericsson proponiamo anche in chiave introduttiva ai nostri master. I master Ericsson, come molti di voi sapranno, sono dei percorsi strutturati sul lungo periodo che hanno proprio come obiettivo quello di fornire ai partecipanti strumenti che possono essere utili sia nel lavoro quotidiano, ma anche che possono contribuire allo sviluppo professionale e personale di chi appunto ha deciso di investire nella propria crescita. Quindi il punto di partenza e a cui si collega l'incontro di questa sera è il master dedicato ai disturbi del linguaggio in età evolutiva, valutazione e trattamento, master che sarà in partenza, che è in partenza proprio il 7 maggio di quest'anno. Ora faccio subito entrare i relatori che saranno qui con noi questa sera e quindi do il benvenuto a Stefano Vicari e Andrea Marini. Benvenuti. Grazie, Ciao, buonasera. buonasera a tutti. Stefano Vicari, abbiamo già avuto modo di conoscerlo anche in precedenti webinar, è professore di neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica ed è primario all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Insieme a lui diamo il benvenuto ad Andrea Marini, che è professore di psicologia del linguaggio e neuroscienze cognitive all'Università di Udine. Stefano Vicari e Andrea Marini sono appunto i co-direttori del master in disturbi del linguaggio in età evolutiva. Come potete vedere, questo webinar è trasmesso in diretta dalla pagina Facebook e dal canale YouTube di Ericsson. Ci piacerebbe che in questi 40 minuti in cui abbiamo la possibilità di dialogare insieme a Stefano Vicari e Andrea Marini, tutte le persone che vedo collegate in questo momento interagissero insieme a noi. Quindi le invito fin d'ora a scrivere le loro domande nei commenti alla diretta Facebook oppure nella chat di YouTube. Nel corso appunto del dialogo che andremo a strutturare insieme a loro, avrò modo e cercherò di seguire anche le vostre domande in modo che possiamo proprio rispondere a pieno a quelle che sono appunto le vostre necessità di informazioni e tutte le vostre esigenze di questo tipo. Ora, sappiamo, e lo vedo anche dalla chat e anche dalle persone che si sono prescritte a questo webinar, siete di fronte a un pubblico molto eterogeneo. Ci stanno seguendo tanti psicologi, logopedisti, tanti clinici che quindi già si occupano di disturbi del linguaggio, ma abbiamo anche tantissimi insegnanti e genitori. Quindi una delle prime domande che vi faccio, proprio per cercare di avere un linguaggio che sia il più possibile comune, è una domanda che magari per alcune persone che ci stanno seguendo può sembrare banale, ma che ci permette quindi di tararci proprio sul linguaggio, è quello di chiedervi, sentiamo tantissimo parlare di disturbi del linguaggio, quindi vi chiederei innanzitutto di chiarirci che cosa sono questi disturbi del linguaggio, quando effettivamente siamo di fronte a un disturbo del linguaggio, quando invece si può parlare di un ritardo dello sviluppo del linguaggio e quando questi disturbi del linguaggio possono essere associati ad altri disturbi, come i disturbi dello spettro autistico o anche a disabilità intellettive. Quindi adesso vi passerei proprio la parola per chiarirci quale sarà l'argomento di cui parleremo questa sera. Allora, posso partire io, Stefano? Sei più giovane, Grazie. devi partire. Beh, partiamo da una definizione generale di che cosa sia il linguaggio, no? Perché noi diamo spesso per scontato che il linguaggio sia un qualcosa quasi di granitico, monolitico. In realtà il linguaggio è una funzione cognitiva estremamente complessa, che si basa sull'interazione con molte altre abilità, memoria, attenzione, la capacità di monitorare o inibire i propri comportamenti, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, quindi, sviluppare questa complessa abilità è un qualcosa che richiede tempo, richiede molte risorse da parte del bambino e soprattutto richiede anche un contesto che sia in qualche modo ricco di stimoli. Diciamo, all'interno di questa situazione, noi normalmente vediamo bambini che riescono ad acquisire il linguaggio con relativa facilità e velocità, relativa, perché dovete sapere, dovete capire che addirittura queste abilità cominciano a emergere molto prima della nascita, eppure quando è che siamo in grado di produrre campioni di linguaggio complessi come quelli legati a un discorso, dopo molti anni che siamo nati, ovviamente. Ciò nonostante ci sono dei bambini che rimangono dietro
rispetto alle traiettorie che nella psicologia dell'età evolutiva sono state identificate come tipiche per appunto lo sviluppo linguistico. In effetti noi sappiamo che ci sono bambini che già per esempio nei primi mesi di vita, intorno al nono, decimo, dodicesimo mese, quindicesimo mese, non seguono tanto con lo sguardo gli adulti, non dirigono l'attenzione dove ci si aspetta, non indicano a volte laddove stanno ponendo la loro attenzione. Questi sono bambini che in qualche modo manifestano dei piccoli campanelli d'allarme che in alcuni casi poi potrebbero tradursi in una fetta tutto sommato ampia della popolazione infantile, perché stiamo parlando di una fetta tra il 10-12%, addirittura in alcuni casi si arriva al 18-20%, dipende dagli studi, di bambini che potrebbero avere un numero significativamente inferiore all'attesa di parole nel loro repertorio lessicale. Questi sono bambini tra i 24 e i 36 mesi che vengono chiamati parlatori tardivi. Ora, il parlatore tardivo è un bambino che non ha disturbi uditivi, non ha disturbi legati a disabilità intellettiva, non ha evidenti problemi di altra natura. Ha solo questa caratteristica, l'avere un repertorio lessicale estremamente ridotto. Ora, si dà il caso che la stragrande maggioranza di questi bambini recupereranno quasi del tutto spontaneamente con l'accesso nella scuola dell'infanzia. Tant'è vero che andando molto a ben vedere, molti di questi bambini già intorno ai 3-4 anni recuperano questo gap lessicale. Ma c'è poi una parte di questi bambini. Questa parte è una parte di bambini che continueranno ad avere difficoltà. E queste difficoltà saranno evidenti nella vita quotidiana e quantificabili a livello testologico, testistico, dai neuropsicologi, dai neuropsichiatri infantili, dagli psicologi, dai logopedisti. E questa quota di bambini potrebbe ricevere una diagnosi di un disturbo che negli ultimi anni si è deciso in Italia di chiamare disturbo primario di linguaggio, ad intendere che non è un problema soltanto di natura linguistica, ma che è un problema prevalentemente di natura linguistica, in bambini che però, come dicevo prima, non hanno eccessive difficoltà di altro tipo, ma queste altre difficoltà possono comunque esserci. Questo è stato il grande passo dal vecchio modo di pensare a disturbi specifici, in un certo senso, del linguaggio, a disturbi appunto primari. E poi però ci sono anche altre casistiche, ci sono per esempio bambini che in quanto affetti da sindrome genetiche, in quanto purtroppo caratterizzati da disabilità intellettiva o magari perché sono sordi o per altri tipi di problemi, possono non sviluppare correttamente questa complessa abilità. Penso per esempio ai bambini a cui citava anche lei poco fa, i bambini con disturbo dello spettro autistico, che non hanno necessariamente disturbi linguistici, ma hanno praticamente sempre disturbi in alcune delle caratteristiche del linguaggio che sono sicuramente legate alla capacità di usarlo in contesti adeguati in modo efficace. Grazie Andrea Marini. Abbiamo quindi chiarito quando appunto possiamo parlare di bambini che iniziano a parlare tardi, quindi parlatori tardivi, di un disturbo primario di linguaggio, e quando appunto il disturbo del linguaggio può essere associato ad altri disturbi come appunto un ritardo intellettivo, una disabilità intellettiva o il disturbo dello spettro autistico. Vedo che già in chat ci stanno chiedendo, e questo lo chiederei a Stefano Vicari a questo punto, di capire quali possono essere i campanelli di allarme. Quindi quando un genitore o un insegnante, quindi che cosa può, quando un genitore o un insegnante può notare qualcosa di strano, qualcosa che appunto può far scattare un sospetto o comunque una situazione di questo tipo, e quindi che cosa osservare e quando preoccuparsi? Ma intanto ovviamente cosa osservare? Le capacità comunicative del bambino, che vuol dire? Il bambino inizia a comunicare appunto con l'adulto, in genere con i genitori, con mamma, con papà e poi con le educatrici del nido, con i nonni, molto prima di produrre delle parole in senso concreto, no? Chiunque ha cresciuto bambini o è entrato in contatto con bambini piccoli sa bene che un bambino già intorno
all'ottavo, decimo mese o poco dopo, insomma, utilizza il gesto per comunicare, ad esempio l'indicazione, e no, indicare quello che vuole. Ecco, questo è un elemento importante da accogliere, così come ancora più o meno nello stesso periodo, forse anche più precocemente, un bambino può cominciare a produrre dei suoni che piano piano vengono differenziati, no? Quella che noi chiamiamo l'allazione, cioè la produzione di alcuni suoni ricorrenti nella nostra lingua, e cambiano proprio da lingua a lingua, insomma. Nell'italiano sono alcuni ben precisi. E poi, successivamente, la comparsa delle parole, l'uso delle parole proprio per comunicare. Ecco, nel corso dello sviluppo, quindi siamo intorno al secondo anno di vita in realtà del bambino, noi ci aspettiamo che compaiano le prime paroline eventualmente associate al gesto. E se questo non avviene, un'attenzione minima va posta. Devo dire che oggi i pediatri nel loro bilancio di salute sono molto attenti anche a valutare questi aspetti, quindi possono essere intanto le prime persone da consultare. E in alcuni casi può essere opportuno anche un approfondimento, ad esempio un approfondimento con neuropsichiatra infantile. Questo vale soprattutto per quei bambini che, al di là della loro difficoltà a produrre paroline, presentino delle vere e proprie difficoltà nel comunicare, o addirittura che a volte sembrano non rispondere alle nostre sollecitazioni verbali. Ad esempio, se chiamati non si girano, non rispondono al nome, alcuni bambini addirittura danno l'impressione di essere sordi, tanto non rispondono alle sollecitazioni dei loro genitori. Ecco, in questi casi è opportuno fare un approfondimento eventualmente con uno specialista. Però contemporaneamente non voglio allarmare i genitori. Noi oggi abbiamo imparato anche a saper attendere, cioè un bambino che anche a 2 anni di vita ancora non parla, non necessariamente sarà un bambino con un disturbo, ma potrebbe essere semplicemente un bambino che presenta un ritardo nell'acquisizione del linguaggio. In questo caso ritardo non vuol dire una cosa brutta, non è una malattia. Ci sono bambini che, pur avendo uno sviluppo normale, cominciano a produrre le prime paroline più tardivamente. E questo, in questi casi, ovviamente, ripeto, non occorre preoccuparsi, è bene fornire degli strumenti ai genitori per favorire la comunicazione. Ecco, questo è un altro aspetto importante. E cioè, attenzione, perché molti strumenti passivi che oggi, a cui i genitori oggi spesso ricorrono, anche in età precocissima, anche in bambini di 2 anni, ad esempio l'uso dello smartphone o l'uso un po' libero del tablet o l'esposizione prolungata al televisore, ecco, tutti questi strumenti sono strumenti che in realtà abbiamo imparato a conoscere come non favoriscono la comunicazione e l'uso del linguaggio. Può sembrare paradossale, no? Ma un televisore che parla, molti genitori potrebbero pensare che aiuta i bambini a produrre le paroline. Invece non è così. Sappiamo per certo che si impara a parlare, anche molte altre cose, ma intanto a parlare, molto nella relazione, cioè nel condividere un rapporto comunicativo con gli adulti. Quindi se i genitori vogliono favorire il linguaggio nei propri figli, dovrebbero tenere la televisione spenta, non dare mai il tablet e il cellulare ai propri figli, ma soprattutto dovrebbero raccontare storie, giocare con delle filastrocche, con delle canzoncine con i propri figli, perché questo, abbiamo scoperto, aiuta moltissimo nell'acquisizione del linguaggio. Grazie Stefano Vicari, proprio per aver fatto chiarezza su quali possono essere i segnali da osservare, senza chiaramente allarmarsi o comunque avere ansie eccessive su questo, e quindi anche l'importanza di poi eventualmente consultare il pediatra dei propri figli, proprio per avere un chiarimento, un confronto, e anche tutti i consigli che hai sottolineato per aiutare i bambini e le bambine proprio a sviluppare il linguaggio, quindi raccontando storie, dialogando con loro e non mettendoli davanti a un tablet o davanti ad una televisione. Tornando adesso, volevo un attimo tornare a quello che ci ha detto prima Andrea Marini, se non ricordo
male, appunto, quando parlava dell'incidenza, diceva, ha detto che l'incidenza è intorno al 10 o al 12%, può arrivare anche a quelle cifre. Ci stanno chiedendo se il fatto di bambini non italofoni, quindi bambini per cui la nostra lingua, l'italiano è considerata una L2, lingua secondaria, potrebbero avere una maggiore probabilità nello sviluppare un disturbo del linguaggio. Andrea Marini, c'è il microfono non attivo. Giusto, scusate. Ora ci sentiamo. Volevo fare innanzitutto una precisazione. Quell'incidenza che ho dato riguarda i parlanti tardivi. Nel caso dei bambini con disturbo primario di linguaggio, l'incidenza è decisamente inferiore. Diciamo che l'unico vero studio mai condotto a livello proprio quasi epidemiologico è uno studio pensale del 1997, quando ancora si parlava di disturbi specifici, e ha identificato in bambini in età prescolare un'incidenza tra il 5 e il 7%. Questa è, diciamo, l'incidenza del DPL, chiamiamolo con l'etichetta attuale, nella popolazione in età prescolare. Veniamo al bilinguismo. Beh, il bilinguismo di per sé sappiamo che non è un fattore di rischio per lo sviluppo linguistico. E ci sono studi proprio che hanno indagato per dire anche la condizione dei bambini parlatori tardivi e che non hanno trovato nel bilinguismo, quindi nel fatto di essere esposti a più di una lingua, di per sé un fattore di rischio per lo sviluppo di un ritardo nello sviluppo lessicale. Detto questo, altri sono i fattori di rischio che possono essere la familiarità per il disturbo, possono essere per esempio un basso livello socio-economico di provenienza e un basso livello culturale. Prima Stefano appunto ci parlava dell'importanza, tra le altre cose, della lettura in famiglia, che è un potentissimo strumento per lo sviluppo del linguaggio del bambino. E se ci pensate, il motivo è molto semplice. In una famiglia tipica c'è un certo numero di parole che vengono scambiate tutti i giorni e la frequenza d'uso di quelle parole riflettono l'esperienza dei genitori e le caratteristiche di quella famiglia. È ovvio che se io leggo un libro tutti i giorni a mio figlio o a mia figlia, introduco molte parole che normalmente non userei e soprattutto introduco frasi più lunghe e complesse di quelle che userei normalmente in famiglia, nell'eloquio quotidiano. Quindi ecco, questi parametri sono fondamentali. Ma il bilinguismo, cosa possiamo dire del bilinguismo? Beh, innanzitutto dobbiamo distinguere bilingue e bilingui. Diciamo che esistono tanti tipi di bilinguismo quanti sono i bilingui. Ci sono bilingui che possiamo classificare in base all'età di acquisizione di una seconda lingua. Per esempio, persone che da subito crescono in un contesto familiare in cui papà parla una lingua, mamma ne parla un'altra, e se i due genitori tendono a mantenere costanti le due lingue che rivolgono al proprio figlio, quindi papà parla sempre nella sua lingua quando si rivolge al bambino e mamma fa altrettanto con la sua lingua, in questo caso il bambino è adeguatamente esposto ai due codici e se non ci sono problemi di altra natura tende a sviluppare in parallelo le due lingue. Poi però ci sono bambini che magari per i primi anni di vita sono esposti a una sola lingua e poi a un certo punto vengono esposti a una nuova lingua, ma non a scuola. In quel caso si parla di lingua straniera, è un altro discorso, ma in un contesto in cui quella lingua serve per comunicare. Beh, in quel caso lì, per esempio una famiglia che ha una ragazza alla pari in casa, oppure la famiglia si trasferisce altrove per motivi di lavoro o di vita, no? Familiare. Beh, in questo caso il bambino potrà ugualmente sviluppare molto bene le sue due lingue, a condizione che sia adeguatamente esposto. Poi chiaramente però ci sono anche persone con più alti livelli di bravura, più bassi livelli di bravura, eccetera. Una condizione molto particolare che riscontriamo frequentemente in Italia è quella di un certo tipo di bilinguismo, sono i parlanti cosiddetti ereditari. Si tratta di quei bambini che magari vengono con la loro famiglia da un'altra nazione in cui si parlava un'altra lingua. Magari questi bambini sono anche nati in Italia, però a casa sono stati sempre esposti alla lingua parlata dei genitori, che ne so, l'arabo per esempio. E questi bambini che di fatto hanno come prima lingua la lingua parlata dalla mamma e dal papà, quando entrano a contatto con gli altri bambini italiani, perché vanno alla scuola italiana, dove gli altri bambini parlano italiano, entrano in contatto sistematico con una lingua alla quale non erano stati esposti sistematicamente poco prima. Bene, in questo caso
questi bambini, a meno che non ci siano problemi pregressi che non hanno niente a che fare col bilinguismo, dovrebbero sviluppare molto bene anche la lingua italiana. C'è un aspetto però della lingua italiana in cui potrebbero rimanere un pochino indietro, ed è il repertorio lessicale. Per il semplice fatto che noi sappiamo che le parole che i bambini acquisiscono sono funzione del tempo che questi bambini passano ad ascoltare quella lingua. È evidente che se questi bambini per molte ore al giorno non sentono l'italiano, ma sentono un'altra lingua, staranno sviluppando due lessici, due insiemi di parole, due vocabolari, che saranno ridotti per estensione rispetto ai monolingui, ma non per questo inferiori. Perché? Perché la cosa interessante è che i bambini bilingui, a differenza dei monolingui, pur avendo meno parole nelle rispettive lingue, hanno un più ampio lessico concettuale. In altre parole, hanno più concetti ai quali possono fare riferimento con l'una o con l'altra lingua. Laddove il bambino esposto a una sola lingua, avendo un solo repertorio lessicale, avrà solo i concetti che quella lingua usa per comunicare. Non so se mi sono spiegato. Vi posso fare l'esempio dei colori. No, il colore è una cosa molto interessante, perché il colore in realtà non esiste, è un parto del nostro cervello. E di fatto immaginate una lingua in cui ci sia il rosso e ci sia il marrone, e una lingua in cui ci sia anche l'arancione. È evidente che io sto vedendo una gamma cromatica. Se nella mia lingua c'è anche il termine arancione, distinguerò anche questo terzo colore, altrimenti tenderò ad assimilarlo come una variante di rosso o di marrone. Ecco, questo è un esempio banale che ci fa capire quanta ricchezza ci sia nel bilinguismo. Chiarissimo, Andrea Marini, proprio anche per aver illustrato quali possono essere invece i vantaggi del bilinguismo anche nello sviluppo del linguaggio. Ora farei un'ultima domanda a Stefano Vicari, perché so che tra qualche minuto deve staccarsi, ci deve lasciare, e come dicevo all'inizio, in questo incontro online ci sono anche tantissimi professionisti collegati, quindi logopedisti, psicologi e appunto clinici, che quindi si relazionano con bambini e bambine con disturbi del linguaggio e anche con le loro famiglie. Quindi volevo un consiglio da parte tua proprio su come sviluppare una relazione costruttiva con i genitori e con il bambino, perché sappiamo bene che nel momento in cui si va a intervenire è fondamentale rispettare il bambino o la bambina e far sì che ci sia un'alleanza anche con i genitori. Quindi come parlare ai genitori e come coinvolgerli poi nei possibili interventi che si andranno a sviluppare nel caso di disturbi del linguaggio. Ma guarda, questo è un aspetto centrale, direi, anzi, sai, io faccio questo mestiere nella psichiatria infantile da più di 30 anni e le cose sono cambiate moltissimo. Un tempo, ad esempio, il rapporto terapeuta o riabilitatore, terapista con il bambino era un rapporto esclusivo in cui i genitori venivano completamente esclusi. Oggi invece ormai la tendenza è quella di coinvolgere fortemente i genitori. Si è visto anzi che ogni volta che c'è una alleanza tra terapista, terapeuta, neuropsichiatra e genitore, oltre che col bambino, i risultati sono assolutamente migliori e più generalizzabili, ad esempio. Quindi, cioè, vuol dire presenti in molti più contesti, no? Perché il rischio che si corre altrimenti è che il bambino risponda molto alle sollecitazioni che riceve nello spazio di terapia, ma che poi non sia in grado di portarle, di trasferirle anche in contesti diversi. Come si fa? Beh, intanto, ovviamente un punto centrale è informare correttamente i genitori sulla natura e sulle caratteristiche del disturbo, oppure comunque del funzionamento del bambino, delle capacità comunicative del bambino. Questo è molto importante farlo, perché una corretta informazione è già un modo per avviare un rapporto terapeutico che sia efficace e quant'altro. Poi illustrare chiaramente gli obiettivi del trattamento. Nei prossimi 6 mesi lavoreremo su questi aspetti, ad esempio vogliamo aumentare il lessico, cioè il numero di parole che il bambino conosce, perché sappiamo, ad esempio, lo accennava Andrea, che se il vocabolario è molto ricco è più facile che compaia la frase, cioè una struttura morfosintattica, la grammatica, insomma. Quindi
nei prossimi 6 mesi lavoreremo sull'ampliamento del linguaggio perché il nostro obiettivo è raggiungere una frase almeno a 2 elementi. Ecco, quindi dettagliare nello specifico quello che può essere l'obiettivo del trattamento. E quindi su questo chiede però un'alleanza dei genitori, cioè ad esempio alcune cose che i genitori possono fare a casa per favorire la comunicazione del bambino, ad esempio favorendo le richieste, non lasciando gli oggetti alla portata del bambino, se parliamo di bambini piccoli, ma lasciando tutto a vista del bambino, cioè il bambino può vedere i giocattoli con cui potrebbe giocare, ma non sono direttamente alla sua portata, in modo che possa fare una richiesta chiara. Oppure chiedere e interloquire con i propri figli soltanto nel momento in cui hanno catturato la loro attenzione, non magari in un ambiente molto caotico, organizzare lo spazio di casa perché appunto non sia caotico, non ci siano troppi rumori di fondo, ci sia una certa tranquillità, organizzare anche i ritmi ad esempio di sonno veglia, quando andare a dormire, quando invece poter giocare, in modo che ci sia una regolarità anche nella crescita. Questo soprattutto è vero per ovviamente per il bambino piccolo. Ecco, è molto importante, cioè, che ci sia un dialogo continuo tra bambini, genitori e operatori, perché scatti un'alleanza che è l'unico elemento, perlomeno l'elemento più potente per ottenere dei risultati concreti nell'intervento. Grazie Stefano Vicari, proprio per aver sottolineato l'importanza e il ruolo fondamentale che ha l'alleanza terapeutica, quindi tra il professionista, i genitori e ovviamente con al centro il bambino o la bambina. Su questo Stefano ti ringraziamo, quindi ti salutiamo e continuiamo il nostro dialogo con Andrea Marini, che adesso avrà una serie di domande a cui rispondere. Grazie. Vi lascio in ottime mani. Arrivederci. Ciao, grazie Stefano, arrivederci. Ciao Laura. Bene, Andrea Marini, con Stefano Vicari abbiamo appunto discusso dell'importanza dell'alleanza terapeutica. Ora, mi rendo conto che chiaramente non è un argomento che possiamo affrontare con una risposta di qualche minuto, però mi piacerebbe capire, una volta che è stato diagnosticato un disturbo del linguaggio, quali sono i possibili interventi? Quindi quello che ti chiederei, se è possibile fare una panoramica di come il professionista o quali sono gli interventi con cui vengono poi affrontati e trattati i disturbi del linguaggio. Gli interventi sono molteplici. Diciamo che vorrei cominciare subito facendo una precisazione. L'arte della riabilitazione è un'arte. In effetti, manuali di riabilitazione è difficile che possano dispensare delle regole che valgano per qualunque tipo di bambino. Ogni bambino fa storia a sé. Tant'è vero, il logopedista è di fatto l'artista della parola che deve di volta in volta ritagliare il percorso giusto per il bambino che ha di fronte. Detto questo, c'è una cosa che noi sappiamo e che è molto importante, è che prima è meglio è. Questo è uno dei pochi punti fermi della riabilitazione a livello scientifico che sappiamo da molto tempo. E questo dipende dal tipo di problema che può avere il bambino. Alcuni bambini potrebbero avere problemi articolatori e quindi difficoltà essenzialmente nel produrre i suoni del linguaggio. In altri casi il bambino potrebbe avere difficoltà nell'accesso alle parole nel suo lessico mentale. In altri casi ancora nel costruire frasi o nel capire. Ovviamente ci sono tantissime tecniche che i logopedisti utilizzano. Io non sarei nemmeno in grado di descriverle completamente, perché insomma lascio a loro chiaramente questo compito. Quello che vi posso dire però, io vi parlo da sperimentatore, da ricercatore, è che la neuroriabilitazione e la riabilitazione del linguaggio in modo particolare sta vivendo un momento eccitante. Perché? Perché ormai siamo arrivati al momento in cui le neuroscienze cognitive e la psicologia cognitiva dialogano così bene che di fatto noi cominciamo a conoscere le varie reti neurali responsabili delle varie abilità linguistiche che potremmo trovare carenti e deficitari nei bambini. Detto questo,
oltre alla riabilitazione tradizionale che va attraverso il modeling, il fornire modelli, chiedere al bambino di ripetere, un'altra espressione un po' brutta, si usa spesso questo termine inglese, drilling, cioè trapanare, cioè insistere con determinate formule, con determinate forme che il bambino deve costantemente ripetere, fino a quando le interiorizza. Oggi noi sappiamo che oltre a queste possibilità ci sono altre possibilità legate alla neuromodulazione. Che cos'è? Sono delle tecnologie relativamente recenti che ci permettono di eccitare, per esempio, o inibire in modo superficiale, con tecnologie tra l'altro estremamente economiche, penso alla TDCS, ci permettono di potenziare o inibire l'attivazione di specifiche parti del cervello del bambino. Queste sono tecniche che hanno dato grandi frutti soprattutto sull'adulto nel corso degli ultimi 25 anni e che si comincia a utilizzare anche sul bambino. Penso agli studi condotti proprio a Bambin Gesù su bambini con dislessia evolutiva, che effettivamente con questo tipo di procedure hanno un outcome riabilitativo superiore rispetto a una valutazione, a una riabilitazione tradizionale. Quindi ecco, ci troviamo in un momento molto particolare e uno dei tanti argomenti che verranno toccati all'interno di questo master riguarderà proprio questo, perché ci saranno persone che della riabilitazione hanno fatto il loro pane quotidiano, persone che riabilitano bambini ormai da 30, da 40 anni. Penso ai vertici della FLI che parteciperanno, penso ad Anna Giulia De Cagno, per dire solo un nome, ma vedremo anche le reti neurali del linguaggio, come si sviluppano e quindi come queste tecniche di cui sto parlando possono fornirci ulteriori strumenti per essere sempre più efficaci per il recupero linguistico e quindi per migliorare il benessere del bambino, che quindi potrà ottenere grandi benefici da dei nuovi approcci. Grazie Andrea Marini, soprattutto per aver sottolineato un concetto che è veramente importante e fondamentale, che quindi ogni bambino, ogni bambina ha una storia a sé, quindi chiaramente anche nel momento in cui si interviene e si applicano dei trattamenti, questi vanno poi costruiti a partire da tecniche, metodologie, di cui alcune ne hai anche descritte e raccontate, poi appunto il professionista le deve sostanzialmente adattare e calibrare su quelle che sono le caratteristiche del bambino, della bambina. Hai fatto anche riferimento a quello che è stato un po' l'apertura di questo webinar, quindi come dicevo appunto il master relativo ai disturbi del linguaggio in età evolutiva. Coglierai proprio l'occasione di questi ultimi minuti in cui abbiamo la possibilità di dialogare con te proprio per raccontarci a chi si rivolge questo master e illustrarci brevemente il percorso che tu insieme a Stefano Vicari avete ipotizzato proprio per tutte le persone, per tutti i partecipanti a questo percorso formativo. Allora, innanzitutto è un master che parte nel maggio e dura fino a dicembre, è un master prevalentemente online, ma non solo, perché sono previste anche delle sessioni in presenza, ricordo, nella sede di Roma, via Etiopia, se non ricordo male, no? A Roma. Sì, appunto. Sì, corretto, sono previste, il master è in dual mode con 3 sessioni che sono previste in presenza, adesso ci racconterai anche perché. Esatto. Perché? Perché alcune sessioni saranno proprio mirate alla pratica e quindi sarà necessario, come dire, parlare con degli esperti, confrontarsi anche in casi clinici reali per poterli discutere e commentare. Allora, dicevo, gli incontri saranno a cadenza bimensile, quindi mediamente 2 volte al mese, nel fine settimana, sabato e domenica, in cicli di lezione che si articoleranno in 3 ore mattutine, 10-13, e 3 ore pomeridiane, 14-17. Detto questo, si tratta di 250 ore di attività formativa divisi in alcuni moduli. Ci sarà il primo modulo iniziale in cui ci saranno delle lezioni magistrali in cui si parlerà di strutture e processi del linguaggio, quindi capire cos'è il linguaggio a livello cognitivo. Si parlerà dei rapporti tra linguaggio e neuropsicologia, il primo modulo lo terrò io, il secondo lo terrà Stefano Vicari, ma ci sarà anche
che è Maria Cristina Caselli, un nome che non ha bisogno di presentazioni, che ci parlerà invece del bambino parlatore tardivo, come valutare, come trattare queste caratteristiche. Il secondo modulo sarà tutto incentrato sul disturbo primario di linguaggio, si parlerà molto dei risultati della Consensus Conference recentemente tenutasi nel mese di dicembre, il 30 novembre del 2018 a Roma, appunto. E questo modulo sarà curato da Anna Giulia De Cagno, Valerio Corsi, Erika Mariani, Manuela Chieretti, nomi grossi della logopedia italiana, insomma, persone con un'esperienza trentennale nel campo. Poi ci sarà il terzo modulo curato da me e da Gabriella Miceli, una bravissima logopedista attiva qui in Friuli, sulla BVL 412, quindi la valutazione dei disturbi di primari di linguaggio, ma non solo, si parlerà della valutazione linguistica a tutto tondo attraverso la batteria per la valutazione del linguaggio dai 4 ai 12 anni. Si parleranno di tante cose relative a questa batteria, verranno anche descritti una serie di casi clinici valutati con questo strumento. Si parlerà poi in un altro modulo curato da Paola Bonifaci, Martina Ospic, che è una logopedista bilingue italo-slovena e il sottoscritto, sui disturbi del linguaggio in bambini bilingui. Quindi ci saranno due giornate interamente dedicate al bilinguismo e alle caratteristiche dello sviluppo del bambino bilingue in condizioni di patologia e di normalità. Si parlerà poi del linguaggio nel disturbo specifico di apprendimento. Qui già siamo a settembre, due incontri di settembre, in cui Giacomo Stella, ma anche Dani Menghini, Andrea Facoetti, di nuovo Anna Giulia De Cagno, ci parleranno della comorbilità tra disturbi del linguaggio, disturbi specifici di apprendimento e le varie caratteristiche. Immagino che molti di questi nomi per voi siano ben noti, penso ad Andrea Facoetti, grande ricercatore di questo aspetto, Giacomo Stella, che non ha bisogno di presentazioni, Anna Giulia De Cagno, l'abbiamo già citata. Si parlerà poi... Questo sarà in dual mode, quindi in presenza o streaming, a fine settembre. Verranno presentati dei casi clinici e si discuterà casi clinici presentati dai partecipanti al master, che potranno quindi interagire con esperti, penso per esempio ad Anna Ridonofri, Stefano Vicari, e si parlerà anche in questo caso, si faranno delle altre lezioni magistrali in cui si riparlerà di sviluppo del linguaggio, magari con altri argomenti ovviamente, e dei rapporti tra neuropsicologia e linguaggio. Si passerà quindi al settimo modulo in cui si parlerà di linguaggio e disturbo sociopragmatico, ce ne parleranno in modo particolare Maria Luisa Lorusso dell'IRCCS Medea e Giovanni Valeri del Bambin Gesù, due persone che sono tra i massimi esperti in Italia di queste caratteristiche, di questi disturbi. Ci saranno due lezioni, il 22 e 23 ottobre, dedicate ai disturbi di linguaggio nella disabilità intellettiva e nelle sindromi genetiche rare, ma poi si parlerà anche di ipersensorialità, dispersia oromotoria e deglutizione in un modulo tutto dedicato a questi aspetti, a cura della logopedista Luigia Ricci, che ha una grande esperienza al riguardo. Irina Podda e Lisa Di Ridone ci parleranno tra il 19 e il 20 novembre di disprassia verbale, ovviamente evolutiva, e poi però avremo una nuova presentazione da parte dei partecipanti di casi clinici e la chiusura di fatto del master con raccolta di feedback e discussioni finali con una supervisione di gruppo, e questo sarà in presenza nelle ultime due date del master stesso, che saranno appunto il 3 e il 4 dicembre di questo anno. Ecco, questo è un po' un overview generale. Esatto. Che andranno toccati. Infatti, Andrea Marini, ti ringrazio proprio per questo overview che hai dato di tutti quelli che saranno gli argomenti affrontati, anche anticipando chiaramente relatori e relatrici che accompagneranno tutti i partecipanti in questo percorso, appunto nomi molto noti, molto conosciuti e molto competenti nei rispettivi ambiti, e poi abbiamo visto che è un percorso a tutto tondo che permette di affrontare
i diversi aspetti che sono legati ai disturbi del linguaggio e infatti molti di questi aspetti sono emersi anche in alcune domande. Volevo un attimo ritornare sul, hai fatto riferimento che ci saranno un paio di moduli in cui sarà possibile, i partecipanti potranno presentare i propri i casi clinici che stanno seguendo, quindi o che hanno seguito, perché già vedo nella chat che alcune persone proprio ci stanno raccontando alcuni casi e chiedono chiaramente consigli, consigli o confronti. Ecco, volevo ritornare su questo punto e raccontarci come avete pensato di strutturare questa parte. Ma questa parte adesso dobbiamo ancora organizzarla bene, abbiamo ancora del tempo. L'idea è di selezionare da parte dei partecipanti i casi più interessanti e poterli discutere appunto in gruppo, quindi guidati dagli esperti e in una sorta di brainstorming cercare di capire i modi migliori per affrontarli, per valutarli, per interpretarli e chiaramente per riabilitarli. Quindi un confronto tra colleghi e colleghe con la supervisione appunto di esperti che comunque da tanti anni fanno ricerca e appunto clinica per quanto riguarda gli disturbi del linguaggio. Un'ultima domanda in cui ti chiedo magari di raccontarci per chi è pensato questo master, quindi chi sono i partecipanti a cui si rivolge in prima battuta. Ma allora, è un master veramente aperto a molte figure professionali che hanno a che fare con i disturbi di linguaggio, ad ampio spettro, chiaramente neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, neuropsicologi, logopedisti, tutte le figure di riabilitazione collegate a vario titolo alla figura, al disturbo di linguaggio, che quindi non sono soltanto quelle che ho elencato adesso, ma possono essere anche molte altre. Penso anche ai pediatri, che potrebbero sicuramente trarne giovamento, e perché no, anche insegnanti di sostegno, che potrebbero acquisire molte informazioni che altrimenti gli mancherebbero, ovviamente, per poter interpretare meglio quei disturbi nei vari GLO ai quali partecipano, dei quali tanto sentono parlare, ma di cui magari non sempre hanno una cognizione approfondita. Grazie Andrea Marini, proprio per aver sottolineato anche se vogliamo il fatto che questo master si rivolga a più figure professionali, proprio anche nell'ottica di fare rete, fare alleanza tra le diverse figure che si trovano appunto a operare con bambini e bambine o ragazzi e ragazze con disturbi del linguaggio, perché infatti ho colto il riferimento che hai fatto ai GLO, chiaramente molti insegnanti di sostegno si sono trovati, si troveranno nella redazione del PEI, quindi a appunto stendere e curare il PEI per bambini con disturbi del linguaggio con appunto connesse magari ad altre disabilità e quindi da questo punto di vista può essere utile anche avere una conoscenza specifica di che cosa si sta parlando, di quali aspetti si sta parlando, di modo che poi secondo la propria professionalità sia possibile dare il proprio apporto. Ci chiedono anche, abbiamo sempre tantissimi pedagogisti che seguono i nostri incontri, i nostri webinar, ci chiedono se, anche in questo caso, se un pedagogista fosse interessato a seguire questo master, se appunto può essere aperta anche a questa figura professionale. Ma non vedo perché no, è un aspetto sicuramente, tanti pedagogisti potrebbero, penso ai pedagogisti speciali per esempio, no? Agli esperti di pedagogia speciale che sicuramente potranno trarre molte informazioni da questi tipi di interventi. Ovviamente è un master molto clinico, questo va detto, però per chiunque sia interessato a queste caratteristiche, sicuramente è una buona palestra per acquisire informazioni per i rispettivi ambiti operativi. Grazie Andrea Marini. Effettivamente, come è anche illustrato nel programma, tra l'altro ho anche condiviso il link nelle chat, quindi chi di voi fosse interessato per guardare il programma proprio nei dettagli può appunto rendersi conto di quelli che saranno gli argomenti trattati e affrontati e quindi chiaramente del taglio clinico che è legato ai disturbi del linguaggio. Però appunto abbiamo visto che comunque offre abbiamo una certa apertura perché permette anche di trasmettere delle conoscenze, delle informazioni ad altre figure che chiaramente poi hanno relazioni, hanno rapporti con bambini o bambine con disturbi del linguaggio.
Io Andrea Marini ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi, ringraziamo anche Stefano Vicari. Ricordo che Andrea Marini insieme a Stefano Vicari è co-direttore del Master in Disturbi del Linguaggio, Master che è in partenza il 7 di maggio, che durerà fino a dicembre, quindi sono previsti diversi moduli in modalità dual mode, quindi in presenza, che possono essere seguiti online, e alcuni moduli sono esplicitamente in presenza con la possibilità di farli anche in dual mode, e alcuni sono invece quelli più di carattere, se vogliamo, anche di confronto e di analisi dei casi, sono previsti in presenza. Comunque su questo trovate tutte le informazioni sul sito Ericsson. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa diretta, ricordo a tutti loro e soprattutto magari a chi si è collegato qualche minuto dopo l'avvio della diretta o ci ha raggiunto nel corso di questo incontro, che tra poco, dopo la chiusura della diretta, sarà possibile rivedere la registrazione del webinar, quindi potete rivederlo fin dall'inizio, quindi collegandovi al link di YouTube che avete utilizzato in questo momento, o comunque alla pagina Ericsson, al canale Ericsson su YouTube, oppure alla pagina Facebook di Ericsson trovate la registrazione della diretta. Vi invitiamo anche a condividerlo con colleghi e colleghe che non hanno potuto essere qui con noi o che appunto potrebbero essere interessati al dialogo che abbiamo fatto questa sera. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi webinar e vi invito a continuare a seguirci su tutti i nostri canali social e a consultare il sito di Ericsson per essere appunto informati e aggiornati sui prossimi appuntamenti che abbiamo in programma. Grazie ancora Andrea Marini per questo dialogo, grazie a tutti, auguro a tutti una buona e piacevole serata. Grazie, arrivederci.